Ben trovati ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti voi, un po' infreddolito, eh? 2 gradi mentre registro sto video, sono le 6 del mattino, per motivi di lavoro devo andare via prima, devo attaccare prima, che ormai è partito, la mia attività è molto impattata dal discorso del natalizio e quindi mi appresto a vivere 2 settimanelle, niente male, eh? Niente male. Di nuovo ben trovati a tutti voi, benvenuti al bar del calcio. Vi ricordo come di consueto che in descrizione trovate tutte le informazioni che possono esservi utili per appunto entrare a conoscenza di tutti i dettagli di quello che riguarda il nostro mondo. A me ragazzi, quanto me rode, ve lo giuro, credetemi, dire che avevo detto io, questi sono i classici. È il classico video dove speravo vivamente di avere torto, ma così, ahimè, non è stato. E questa 15ª giornata che si è conclusa è l'ennesima conferma dell'occasione sprecata della Lazio. C'è poco da fare, ragazzi. Allora, cominciamo col dire che dopo i risultati che sono accaduti e quant'altro, ma soprattutto facciamo un'analisi onesta, eh? Onesta. Ragazzi miei, sto campionato è di una scarsezza clamorosa. Proprio scarso, scarso. Un campionato che definire scarso è poco, perché dobbiamo essere onesti, eh? E vado al dunque di questo video. Con tutti i disastri che ha fatto la Lazio, con tutti i disastri che ha fatto la Lazio è ancora lì a 4 punti dalla zona Champions. Ebbene sì, il Napoli ha perso a Torino con la Juventus, l'Atalanta, proprio mentre l'arbitro aveva il fischietto in bocca, ha perso, ha battuto il Milan. Roma e Fiorentina hanno pareggiato. Raga, la Lazio sta ancora lì. No, il problema della Lazio è che adesso il calendario la metterà di fronte alla più forte di tutte. A quella che, lo ribadisco senza avere timore di fare figuracce, ad oggi è tra le squadre più forti d'Europa. E parlo dell'Inter, del mio amico Simone Inzaghi. E adesso, se ci fosse stata una qualunque altra partita, vi avrei detto, ci siamo, ancora aperto il discorso, la Lazio può ancora dire la sua. Ma tu giochi con l'Inter, sì, giochi in casa, ci sarà un tifo forsennato che ti sosterrà, ma sulla carta sei sconfitto, non c'è proprio storia, sei 0 tutti a casa. Okay? Anche se è vero che soprattutto negli ultimi 2 anni la Lazio in casa ha un'ottima tradizione contro l'Inter. Ragazzi, il discorso è questo. La prossima settimana può capitare che perdi con l'Inter e i 4 punti che oggi hai e che ti fanno apparentemente, perché ragazzi, questo è il punto, apparentemente credere che stai ancora in lotta per la Champions, diventano 7. E a quel punto, alla 16ª giornata, con 7 punti dal quarto posto, i giochi sono chiusi. È tutto assurdo, perché davvero, ragazzi, pensare che tu sei a 4 punti dal quarto posto, dal tuo obiettivo stagionale, con tutto quello che hai combinato, è davvero incredibile. È incredibile, è un campionato questo dove mi sembra abbastanza chiaro, pacifico, tutti siamo d'accordo su cosa? Sul fatto che si è molto equilibrato nei valori, cioè le squadre medio piccole sono squadre che adesso te rompono le scatole, non c'è più quella netta spaccatura. Ragazzi miei, il Bologna va a Salerno e in 20 minuti chiude il match. Tra l'altro Bologna quarto in classifica con la Roma, incredibile. E lasciamo perdere
Genoa, Lecce, le prime due giornate di campionato, quelle lasciamole perdere. A questa Lazio mancano la vittoria di Salerno e la vittoria di Verona di sabato scorso, perché tu con 5 punti in più adesso eri quarto in classifica da solo. Da solo. Vi ricordate quando dicevo già all'epoca della partita di Salerno che quella era la partita che permetteva alla Lazio, era la grande occasione che permetteva alla Lazio di cancellare il doppio passo falso delle prime due giornate di campionato? Beh, ragazzi, i fatti mi stanno dando pienamente ragione. La Lazio non gli abbiamo chiesto niente, la Lazio doveva fare il suo con la Salernitana, che ha perso con tutti, eccezion fatta con noi, e doveva vincere a Verona, dove a 20 minuti dalla fine era in pieno controllo e gestiva la partita. Andatevi a vedere la classifica e tu con quei 5 punti in più eri quarto in classifica da solo. E allora ti presentavi con tutt'altra testa, con tutt'altra situazione alla gara contro l'Inter. Allora a quel punto potevi dire: vado a giocarmela con l'Inter, me la gioco magari pure in maniera spregiudicata, come va, va, tanto peggio che me li trovo quinto, sesto, a 2 punti dal quarto posto, in piena lotta. Capite dove sto già ragionando io? Capite dove va la mente mia? Invece adesso cambia tutto, adesso cambia tutto, adesso ti trovi a dover giocare una partita col coltello tra i denti contro la squadra più forte del campionato, perché l'Inter è la squadra più forte del campionato, cercando di non dover perdere per limitare i danni, perché altrimenti non credo alla terza sconfitta consecutiva del Napoli, non credo al Milan che perde ancora, anzi, ecco, altrimenti sono guai. Ragazzi, abbiamo perso un'occasione incredibile. Un'occasione più unica che rara. C'è poco da ad aggiungere. C'è grande rammarico. Grande, grande rammarico perché non era questa le aspettative che avevamo. Non erano queste le aspettative che avevamo. Era una giornata da sfruttare in pieno. E invece, ragazzi, con la sconfitta di Verona, perché ribadisco, quella per me tale è, perché un pareggio a Verona tale è. Verona che ha fatto un tiro in porta, anzi nemmeno un tiro in porta, un tiro grosso in porta, ti ritrovi qui, in una situazione che apparentemente sembra dirti: guarda che ancora per l'ennesima volta c'è l'occasione di rientrare, ma all'atto pratico, se guardi la prossima giornata di campionato, la situazione è assolutamente proibitiva per la Lazio. Poi, se vinci con l'Inter, rischi pure che non serva a niente. Pensate in che situazione ci siamo messi, perché se vinci con l'Inter, se Napoli e Milan si rimettono in carreggiata, magari rimani ancora a 4 punti, limiti i danni. Cioè, guardate, vi giuro ragazzi, meglio non fare questo tipo di proiezioni, meglio non fare questi tipi di ragionamenti, perché davvero c'è da mordersi le mani. Davvero c'è da mordersi le mani. Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi. Io vi mando un forte abbraccio. Sempre Forza Lazio, ci mancherebbe, però che rabbia, ragazzi miei, che rabbia, ragazzi miei, una rabbia clamorosa, una rabbia clamorosa, ragazzi. Ciao.